Di solito faccio il cantante e agli eventi ci vado già belli e pronti e pagati, senza organizzare niente. Per la prima volta ho capito cosa vuol dire avere anche l'ansia e la tensione di organizzare qualcosa che è tuo, che parte da te. Molti mi hanno detto, ma cosa fai, sei un cantante, è molto rischioso fare una cosa del genere perché ci sono i rischi, se l'evento va male comunque c'è il mio nome in prima pagina e questo non è molto bello. Ma poi mi è venuto in mente 2 anni fa, quando mi è cambiata la vita, e devo dire che 2 anni fa uscii da un programma televisivo e mi mandarono in un ospedale del Veneto, pieno di ragazzi malati di leucemia. Io mi misero vicino a questa ragazza che si chiamava Giulia, che era malata di leucemia, e mi hanno detto che era una malata terminale. E io mi misi insieme alla mia vecchia band vicino a lei e cantammo una canzone che Ricomincio da me. E lei, mi ricordo sempre, aveva questa mascherina nel viso e ricordo che vidi proprio le sue guance sorridere anche se non si vedeva la bocca, e questo mi è rimasto molto in mente. Da lì, appena uscito dall'ospedale, io ho capito che avrei fatto queste opere di bene per tutta la vita, perché ho capito che non c'è nessun soldo che paga più di queste opere. Ci siamo chiamati con Alessio, essendo amici abbiamo detto dobbiamo fare qualche cosa che magari ancora non è stata fatta, ma a un livello abbastanza alto. Non è semplice, sarà veramente una cosa dura, però ci proviamo. E niente, abbiamo cominciato poi, lui si è occupato più della parte artistica, conoscendo molti artisti, essendo lui un artista di erba nazionale anche di più, e io mi sono occupato un po' più, diciamo, del livello quello organizzativo più pratico, quindi spostamento insieme a Renzo. Io in particolare, oltre a ringraziare loro due che veramente si sono spesi tanto, si vede anche dai segni che hanno sul volto, che non dormono penso da qualche giorno, tanti anziani in pochi giorni. Vorrei ringraziare tutti quelli che ho chiamato per le varie esigenze, e vi assicuro che tutti quelli che ho chiamato nessuno mi ha detto di no. Anche qualche informazione tecnica, perché la marina sarà chiusa, da una certa ora a una certa ora sarà interdetta. Ci saranno dei varchi di accesso alla marina, il viale sarà chiuso al traffico dalle 16 in poi, l'accesso alla piazza sarà possibile dalle 19, perché verrà una squadra da Roma per bonificare l'area, essere sicuri che la manifestazione venga svolta nella massima sicurezza. Dopodiché dalle 19 in poi ci saranno 2 varchi, uno per intenderci a fianco allo sciale degli eventi, la scalinata che accede sarà transennata, e ci sarà un varco con i tavoli della Croce Rossa che raccoglieranno le donazioni. Un altro sarà fatto a sud della piazza, l'accesso dove c'è l'altezza di prima spiaggia, per intenderci lì la strada sarà, l'accesso sarà transennato, ci sarà un varco, perché comunque la questura ci ha chiesto di limitare al massimo i varchi per poter controllare al meglio i vari accessi che ci saranno in piazza. Noi abbiamo aderito a questa iniziativa, ovviamente potete cercare di portare conforto e supporto concreto alle popolazioni colpite dal terremoto, e abbiamo aperto, su richiesta proprio in realtà della città di Civetta in senso generale, un conto corrente dedicato che poi pubblicheremo per chi vorreste fare donazioni oltre che per lo spettacolo. E preciso, questo conto saranno devoluti tutti i soldi della serata. Noi ci occuperemo della raccolta fondi quella sera, ma poi anche altre iniziative magari possono seguirsi, e per poi realizzare un progetto condiviso con tutte le realtà cittadine, in modo tale che riusciremo ad avere un progetto che Civitavecchia porterà concreto sul territorio di Amatrice.